Sedetevi e cominciate a raccontarmi la vostra storia. La mia storia? Sì. La mia storia? Ma chi ti ha detto che io ho una storia? Io non ho una storia. Questo è un testo magari che delle volte viene preso un po' poeticamente, diciamo, viene trasmessa la poesia di Dostoevsky, mentre invece secondo me, secondo noi, secondo tutti quelli che hanno partecipato a questo lavoro, comunque c'è dentro tanta verità, oltre che poesia c'è dentro anche comunque una storia di una persona che ha 30 anni e non ha mai fatto vita sociale. In che cosa dovremmo essere più saggi? Per quanto mi riguarda io sono pronto, ma ad essere sinceri non mi è mai accaduto nulla di più saggio. Davvero? Per prima cosa, per favore, non stringete così la mia mano. C'è della poesia, però c'è anche un qualcosa che, in cui le persone si possono riconoscere. Ieri ho pensato molto a voi. E che cosa avete concluso? Ho concluso che dobbiamo cominciare tutto da capo. Sono arrivata verso il finale a fare i conti con una ragazza semplice, sì, ma assai tormentata, legata con uno spillo alla nonna per tutta la sua esistenza. Di sicuro avete una nonna come la mia. È cieca, e Dani non vi lascia andare da nessuna parte. E quando 2 anni fa ho commesso una ragazzata e lei si era resa conto che non mi avrebbe più potuto tenere a sé, cucì il mio vestito al suo con uno spillo. E così stiamo insieme per giornate intere. Non esiste nulla, non esiste un'attività culturale all'Abaro, a Pina Porta, tutta Roma Nord ormai. Difficile, molto difficile, noi resistiamo, come hai detto tu, perché è una realtà piccola, ma di una bellezza incredibile, perché qua è vita, cioè c'è la vita qua dentro. Ma guarda, non è che conoscevo bene, diciamo, il testo, però c'è stato un certo punto che mi stavo quasi a commuovere. Stavo uscendo anche per me, quindi sono stati capaci pure a farmi uscire. Sarà una magnifica giornata, guardate che cielo azzurro e che luna!